Il Fiat di Maria ci scuote ancora una volta, ricordandoci il valore del dono a Dio e agli altri. Anzi, ci ricorda la dinamica del dono, senza scambio, senza controdono, senza creazione del debito, senza reciprocità. Non c'è dono autentico senza gratuità. Anche il Fiat di Maria racchiude l'essenza del cristianesimo, l'amore gratuito chiamato grazia. La grazia è favore, benevolenza, amore che non deve essere meritato, e amore preveniente, gratuitamente riversato da Dio, impensabile come evento umano. Eppure, per entrare nella logica della gratuità, dobbiamo saper e voler accogliere il dono. Se non ci fosse la capacità di ricevere, non ci sarebbe neanche gratitudine né capacità di riconoscimento dell'altro grazie al quale io mi umanizzo. Ciò che sono lo devo agli altri. Questo riconoscimento e la gratitudine, condizione nella quale si impara ad amare lottando contro tutti gli impulsi distruttivi della paura, della gelosia, del narcisismo, del tornaconto. E questa la buona notizia di oggi, nella solennità dell'Immacolata. L'amore di Dio non va meritato, ci precede, ci raggiunge prima che noi possiamo fare qualcosa per meritarlo. La parola che oggi il Vangelo ci regala è gratuità.